Benvenuti a questo nuovo video. Allora, è appena passato un anno, no, 2 anni da questo avvenimento. Era il 25 dicembre 2020, dove è avvenuta la storia che vi sto per raccontare. Ragazzi, questa storia è veramente una tragica. Voi ragazzi, voi non sapete quanto sia tragico questa storia. Per fortuna che è stata risolta. Comunque, io direi già di iniziare. Allora, voi non sapevate, ma io ho seri problemi con il defecare. Diciamo defecare. L'ultima volta che ho defecato è stato ieri. È stato ieri l'ultima volta che ho defecato. Però, ragazzi, nel 2020 era abbastanza seria la cosa della defecazione. Perché io. Oh, vabbè, avete. Non so come dirvi la backstory. Allora, in pratica, Natale 2020. Sappiate che io avevo cagato prima di Natale, defecato, scusate, defecato pochi giorni prima di Natale, però diciamo che ho defecato, c'era tanta cacca e ho defecato tipo così della cacca. Quindi passano i giorni, 24 ed arriva il 25 dicembre. Signore e signori, inizia questa storia. Allora, mi metto subito a dormire. E sappiate che avete presente quando voi dormite, e in pratica voi quando dovete andare in bagno, voi perché andare in bagno vi fa, diciamo, ecco, una cosa del genere. Cioè, dovete aspettare per ore intere. Cioè, letteralmente dovetti prendere, che ne so, un sacco di mutande. Mi dovetti cambiare le mutande. Scusate se sbaglio i verbi, ovviamente. Perché. Sì. Comunque, mi ero cambiato un bel po' di volte le mutande durante quella notte. Non perché ovviamente erano sporche le mutande di Pupù. Vabbè. Lo faccio per tutta la notte, fino a quando arrivano le 7 e decido di andare a controllare i regali. Scendo giù, vedo i regali e li spacchetto. Sappiate che tra i regali c'era una Nintendo Switch che ho usato per un po' di video. Ho giocato un po' a giochi della Switch, poi sì. ma comunque, dopo aver ottenuto la Switch, ragazzi, inizia l'inferno. Letteralmente io ho proprio un mal di pancia incredibile. Quando provo a cagare, io non riesco a spingermela fuori. E poi c'era il cacchio di freddo che tipo succede quando tu, diciamo, provi a defecare o quando sei in costipazione, tipo, diciamo, ti viene freddo. Quindi sì, ma ogni volta che andavo in bagno c'era freddo. Però allo stesso momento. Dovevo anche, però, allo stesso momento sentivo la cacca e dovevo assolutamente defecare. Cioè, la giornata era andata. Io che mi ricordo che devo defecare, io che vado in bagno, io che prendo freddo, io che ritorno alla. Cioè, letteralmente la giornata era andata così. E la cacca non era nemmeno così, cioè, era dura, ragazzi. E quando dico dura, era dura. Sì, era dura quella cacca. Quindi io mi metto a guardare un po' di video, fino a quando, poi, a un certo punto, vomito sul letto. Quella cacca era così forte che vomito sul letto. Sì, 2 anni fa,
Vomito sul letto. Vomito sul letto per la troppa cacca. Vabbè, avevo vomitato sul letto. Verbi. Vabbè. La situazione fu seria. Allora, decisi di farmi una pompetta. Che per chi non lo sa è tipo la supposta, però la supposta è peggio perché mentre la pompetta, cioè comunque, però non è così tanto seria. Allora mi faccio la pompetta, mi metto il liquido, e sì, mi metto il liquido e alla fine riuscì a cagare. Cioè defecare tutta quella cacca. Sarebbe bello raccontarvi un'altra storia riguardo. Io mi ricordavo che nel 2021, forse nel 2021, stavo quasi per avere un tipo di cacca simile. Perché letteralmente, tipo, non avevo fatto cacca per 2 settimane. E riuscì per fare cacca, letteralmente mi ero strofinato con la spugna sul sedere. Letteralmente mi è arrivato lo stimolo per fare cacca. Ragazzi, queste sono le mie storie sulla defecazione. Sì. Tra l'altro, fun fact, dopo aver fatto cacca il 25, iniziai una sorta di dieta. Non potevo più mangiare, potevo mangiare solamente certe robe. Quindi sì. Cioè, una cacca così forte che dopo averla fatta dovevo anche fare una dieta. Comunque, spero che vi sia piaciuto questo video, veramente una storia incredibile. Ci vediamo nel 2023 con la reaction ad Ultime Vacanze. Forse vi porto qualche video di gaming prima, vi dico. Ma nel frattempo, ci salutiamo.